La legge Minniti per un sindaco bisogna provarla a interpretare. In questa città sicuramente da parte del sindaco e della giunta non ci sarà un'interpretazione di tipo, chiamiamolo, securitario. Cioè non andremo a criminalizzare le povertà, non andremo a punire chi lavora per aiutare le povertà, anzi proveremo a portare benessere laddove c'è degrado, quindi il degrado che produce insicurezza. E quindi il nostro lavoro è interpretare la legge Minniti in maniera costituzionalmente orientata. Poi ci sono alcuni aspetti della legge che chiaramente sono molto discutibili e che infatti potranno portare poi anche a degli interventi di altre articolazioni dello Stato che si occupano anche del verificare della corrispondenza al dettato costituzionale, insomma, di aspetti della legge. Noi posso dire che per quanto riguarda noi come ordinanze, visto che viene accresciuto il potere di ordinanza del sindaco, faremo ordinanze sicuramente che vadano nella direzione di una tenuta costituzionale della legge. Domani ci sarà un corteo, ce ne sono stati molti in queste settimane. Volevo chiederle, diciamo, che cosa pensa lei appunto dell'impegno dei cittadini che continua ad esprimersi attraverso questi cortei. E diciamo, oggi De Luca doveva andare alla sanità per avviare la videosorveglianza, non c'è andato perché ha detto c'erano delle operazioni di polizia in corso. Volevo sapere lei che ne pensava. Ma innanzitutto la prima parte della domanda, non posso che essere favorevole e sostengo tutte le iniziative che i cittadini fanno, le municipalità, il comune, le associazioni, il popolo in cammino, i parroci, perché l'attenzione deve essere sempre alta. Io sono orgoglioso del fatto che vedo sempre di più questa città partecipare al cambiamento. Lei ha citato la sanità, è uno dei quartieri dove maggiormente si sta riscontrando questo, il cuore di Napoli che è anche periferia del centro storico allo stesso tempo, laddove c'è un profluvio di iniziative culturali, sociali, economiche e commerciali che non c'era mai stato nella storia di questa città, eppure ci sono stati anche omicidi in questi anni e ci sono anche stese, insomma. Questo è anche un po' un tema che sta accadendo in città, dove non ci sono clan egemoni, non ci sono clan predominanti, c'è lotta di clan. Chiedo allo Stato di intervenire però sulle estorsioni, le rapine e gli scippi. Questi tre sono i fattori principali, a cui aggiungere l'usura, che oggi interessano la città di Napoli. Cioè in questo momento, avendo rotto i rapporti tra camorra e politica, che da 6 anni sono interrotti, qui non ci sta la camorra che controlla gli appalti, non ci sta la camorra che controlla gli assessori, non c'è la camorra che condiziona il sindaco. Questa è un'opportunità che la città di Napoli negli ultimi decenni non aveva mai avuto, dove c'è un sindaco e un'amministrazione schierati senza se e senza mai in modo fortissimo. Tant'è vero che il riscatto culturale che si sta vedendo oggi a Napoli non si è mai visto. Di fronte a questo la città sta facendo la sua parte, nella sua stragrande maggioranza, le forze dell'ordine e la magistratura lo fanno, però quando parliamo di estorsioni, rapine e scippi, che sono il tema della sicurezza di oggi, questo è un tema che io non posso che chiedere al Ministro dell'Interno, al Governo, al Prefetto e alle altre articolazioni che hanno il ruolo dello Stato proprio preposti a questo, a impedire che delle persone si mettano su un motorino e diano un'immagine così distonica di un quartiere sanità che fa il giro del mondo per il suo riscatto e nello stesso tempo il giorno dopo, non una rapina e uno scippo che ci possono anche stare, ci stanno in tutte le parti del mondo, anzi Napoli è molto al di sotto da un punto di vista quantitativo rispetto a capitali molto più blasonate del mondo, ma la stesa, perché la stesa ti dà proprio l'idea, siamo noi che comunque al di là di tutto quello che state facendo in alcuni momenti, in alcuni contesti controlliamo, è un atto di prepotenza e tracotanza che lo Stato non deve accettare e quindi questo il sindaco lo pretende, perché da 6 anni la nostra parte l'abbiamo fatta e adesso basta annunci, basta passerelle, basta proposte che si sono dimostrate, come avevamo detto noi umilmente, piccoli piccoli un anno fa in piena campagna elettorale quando venne il ministro dell'Interno Alfano e ve lo ricordate perfettamente, quel comitato che non finiva mai e io scherzosamente disse forse lo state facendo durare assai perché io devo fare la campagna elettorale ma tenete 5 ore qua fermo in comitato, quando avevo capito subito di chi si trattava. Quindi con tutto il rispetto per tutti, tutti sanno quello che devono fare. Noi la nostra parte, al netto dei nostri errori e delle nostre manchevolezze su tante cose, perché la città è piena di problemi e tante cose che si devono fare, però insomma chiediamo ad altri di fermare le stese.
Professore, l'altro giorno dopo l'ultima stesa diceva sì, va bene le telecamere di sorveglianza. Ah, poi non ho risposto, chiedo scusa a De Luca, ma non lo so, io l'agenda di De Luca non so che dire, cioè mi vorrete che vi rispondo. Comunque oggi hanno avviato. Doveva andare. Allora vi posso dire quello che io so. Io quello che posso dire è che in comitato si è parlato di questa cosa e il prefetto ha detto che parrebbe che è stata aggiudicata la gara, che la regione sulle vie, che i tempi che preconizzava il prefetto si parlava di fine giugno per l'entrata in funzione. Però questi sono tempi, ecco, che ho ascoltato in comitato dalle parole del prefetto, però credo che ci siamo, insomma, questa è un'altra notizia importante, come quella che ho detto prima delle videosorveglianze che anche commercianti e operatori economici possono mettere in atto, avendo un esonero parziale o totale delle tasse comunali, che credo pure sia una cosa importante. Sulla videosorveglianza, sì. Il questore diceva sì, va bene le telecamere, però è una questione di uomini e mezzi, a me mancano gli uomini in strada. Guardate, mi sembra che il questore o il sindaco ha detto questo? No. Per dire, era una apparente battuta per dire quello che io dico da 6 anni. Da 6 anni. Io accanto al ringraziamento dico che secondo me non ci sono le forze sufficienti. L'ho detto in modo inascoltato. Anzi, anche chi poteva, tra virgolette, approfittare, che era il sindaco che lo dicesse, cioè, beh no, ma in fin dei conti gli uomini ci sono, tanto è vero, mettiamo l'esercito. Io dissi bene l'esercito, se si tratta di togliere degli uomini, donne e forze dell'ordine a obiettivi sensibili, va bene. Invece loro hanno detto no, l'esercito sarà determinante, io lo ricordo le parole del ministro, l'esercito sarà determinante, all'epoca ci furono gli omicidi a Ponticelli, ma non lo sono stati, perché l'esercito hanno altre regole di ingaggio, fanno altra cosa, sono ragazzi anche quelli che vanno ringraziati, ma ci siamo stati laddove stavano, alla sanità o in altri punti, le stese c'erano comunque nonostante la presenza dell'esercito, e quindi era addirittura controproducente come immagine, e se un appartenente all'esercito vedeva un reato commettersi doveva chiamare il 112 e il 113. Se il 112 e il 113 ti rispondono esattamente che gli uomini e le donne non sono sufficienti, mi chiedo, ma perché costava anche economicamente di meno, perché l'esercito costa di più, non si sono mandate più pattuglie, quando invece sono state mandate quando si fa l'Expo a Milano o si fanno altri grandi eventi di altro tipo in altre parti d'Italia? Guardate, veramente è molto semplice la questione, e allora il tema diventa politico, diventa istituzionale, perché questa è una domanda politica. Perché non si possono avere, io per esempio ritengo che una città come Napoli l'impiego dei cosiddetti falchi sia molto utile. Una città come Napoli, l'impiego di donne e uomini sulle motociclette veloci e rapide, per una città che è fatta di vicoli, vicariello, piazze, traffico, difficoltà di mobilità, e ce ne sono, pure noi dalla Polizia Municipale l'abbiamo, eccetera, io l'ho posto in comitato, e il tema è sempre gli uomini e le donne sono pochi. Finalmente adesso mi fa piacere, lo stanno dicendo anche altri, che è esattamente quello che io dico da 6 anni. Lo dico da 6 anni, quindi questa è una responsabilità del governo, e non ci dica il governo che le forze sono sufficienti, perché altrimenti, se è così, la risposta dovrebbe essere quella e allora non sono adeguate. E siccome io invece voglio sempre ringraziare, perché li vedo ogni giorno, le donne e gli uomini delle forze dell'ordine, preferisco dire che le responsabilità non sono delle donne e gli uomini delle forze dell'ordine, che a Napoli ogni giorno lavorano in condizioni difficili, compresa la rapina dell'altro giorno, quel fatto, quell'inseguimento molto grave dove tu puoi rischiare la pelle, e evidentemente andrebbero rafforzati. Noi stiamo chiedendo da mesi di poter avere l'autorizzazione a scorrere le graduatorie, potremmo avere più poliziotti municipali anche sulle motociclette, non ci viene autorizzato. È molto semplice, è un tema molto molto semplice, e quindi adesso la responsabilità mi pare chiara. Noi non ci assumeremo più funzioni di parafulmine su questo, io sarò molto chiaro, lo sono negli ultimi giorni e lo sarò sempre di più nei prossimi giorni. In centri piccoli come Pozzuoli, anche Aversa, sì. Avellino, già sono stati fermati diversi parcheggiatori abusivi, sono state firmate 3 ordinanze a Pozzuoli, un'altra versa, sì. Un'altra velina. A Napoli ancora niente, a Napoli sono presentato solo col fioraio. Vabbè, a gennaio doveva partire un bando che riguardava l'assegnazione della gestione di alcuni luoghi urbani a privati o pubblici, mista a privati o pubblici, per sottrarre spazio ai parcheggiatori abusivi. Sì. Poi che fine ha fatto? No, non è gennaio, là è partito quell'operazione, è partita perché infatti su alcune aree siamo già intervenuti, su altre interverremo, come ho detto in conferenza stampa io sto predisponendo anche le ordinanze sulla legge Minniti, poi è intervenuto questa legge che affida in particolare al questore la possibilità di intervenire con i DASPO, chiamiamoli così, sui parcheggiatori abusivi. Quindi noi da parte nostra stiamo andando avanti su quella progettualità, lo stiamo facendo con ANM, lo stiamo facendo col Comune di Napoli, e quindi su alcuni territori, da Bagnoli ma anche al centro storico, si sta già operando cercando di intervenire per sottrarre le aree
all'occupazione da parte di chi svolge attività criminale. Però non si può pensare che anche qui possiamo fare tutto noi. Noi daremo dei segnali, anche perché giuridicamente ci sono anche dei temi controversi sulla ricaduta economica del tipo di iniziativa, insomma, però lo stiamo facendo, non c'è un passo indietro. All'SOS parcheggiatori abusivi è un numero che adesso è attivo, per fortuna. La città come risponde? Collabora? Arrivano telefonate oppure no? Ma le telefonate arrivano anche le mail. Io quando vado nelle trasmissioni in diretta su radio o in televisione, o quando leggo le mail, sono tantissime, quindi anche al telefono le segnalazioni sono tante. Io credo che, per esempio, da questo punto di vista qualche strumento in più adesso la questura ce l'ha per poter intervenire sul tema dei parcheggiatori abusivi, quindi credo che questo possa essere sicuramente un tema prioritario rispetto ad altri interventi che anche ci sono stati in questi giorni.